Ragazzi, sapete quante volte ho visto fare questa porcata? Unire due cavi elettrici con dei nastri isolante? Ecco, e questo poi è il risultato finale. Dai, ci penso io in questo video a insegnarvi 10 semplici e alcune complesse tecniche per giuntare semplicemente due cavi. Andiamo a vedere il video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Daniele Tartaglia e sono un maker che si occupa di fai da te e costruzione di oggetti molto particolari. Però in questa puntata parleremo di un argomento molto interessante, e cioè in quanti modi è possibile unire o giuntare due cavi. Quindi spero ragazzi che dopo questo video molti di voi non si metteranno più a giuntare due cavi con del semplice nastro isolante, perché non si può vedere, non è sicuro e non è proprio assolutamente professionale. Quindi spero che questo video possa servire a qualcuno. Mettetevi seduti, 10 minuti in mia compagnia e godetevi il video. Buona visione! Con questa spellafili gargantuesca vado a spellare una buona parte di cavo, almeno 3 cm, e poi li vado ad unire insieme intrecciandoli. Dopo aver tagliato la punta, piego la parte intrecciata su un lato di un cavo, in questo modo. Mi procuro una guaina termorestringente trasparente o colorata, meglio se all'interno abbia uno speciale collante, e ne vado a tagliare un pezzetto che possa coprire tutta la parte spellata. Dopo aver introdotto il tubicino e messo nella giusta misura, procedo con una pistola d'aria calda a termorestringere la guaina. Una volta raffreddato il termorestringente, il cavo di rame sarà protetto da spruzzi, anche se non è stagno. Adesso proverò a fare un test di resistenza allo strappo, per esempio con la mia vecchia saldatrice a punti fai da te che è molto pesante. Dopo aver fatto un nodo parlato, uno dei più usati dai barcaioli, diciamo quello che più tiri e più stringe, faccio la prova di tiro alzando la saldatrice. Incredibile la resistenza di questa giunzione, dove non ci sono né cavi saldati o terminali aggiunzione a crimpare. Ok, giunto fai da te è poco professionale, ma molto efficace, e meglio senza ombra di dubbio del cavo intrecciato e isolato con nastro isolante nero. Secondo metodo, spello una buona porzione di guaina sempre con la mia spellafili, oppure semplicemente con un paio di forbici, e questa volta effettuo un intreccio particolare. Farò in modo che una volta attorcigliato vado ad avvolgere il cavo su se stesso fino ad arrivare alla guaina. È un sistema di intreccio molto resistente perché va a fare forza sulla piega a gomito, che è ulteriormente rinforzata proprio dall'intreccio tra cavo e cavo. Anche qua stessa prova di strappo, ma come vedete il nodo è resistentissimo, ma a differenza del primo metodo non c'è nessuna guaina che non permette al rame di sfilarsi, ma è proprio la tipologia di intreccio ad essere così resistente. Ok, la resistenza è tutto, ma in qualche modo dobbiamo isolarlo. La guaina termorestringente è quella che preferisco rispetto al nastro isolante perché non solo è più professionale, ma è anche più sicura. L'unica cosa o consiglio, dovete ricordarvi di inserirla prima della giunzione, altrimenti poi partono madonne come se piovesse. Terzo sistema, e qua entriamo più nel professionale, il giunto a crimpare o anche volgarmente chiamato fischiotto. In pratica è il sistema più utilizzato dagli elettricisti. Basta introdurre un cavo con la parte spellata, sia da un lato e poi dall'altro, facendo attenzione che la guaina sia tutta dentro al giunto, e poi con una pinza a crimpare e con la giusta misura vado a stringere cercando di stare perfettamente al centro. Le due ganasce devono crimpare in corrispondenza delle due parti di cavo spellate. Perfetto, andiamo a vedere se la crimpatura è stata fatta bene. Fate sempre comunque una prova di strappo perché a volte il cavo sembra crimpato ma non lo è e potrebbe essere pericoloso. No ragazzi, questo sistema non proteggerà il cavo né dall'umidità e neanche dagli spruzzi, figuriamoci l'immersione. Questo metodo invece è più o meno identico a quello mostrato in precedenza, proprio per giuntare due cavi.
prendo ancora la mia spella fili e preparo i due cavi per essere accoppiati saldamente con questo speciale giunto. Perché speciale lo vediamo dopo. Procediamo con il sistema precedente, inserendo le estremità dei cavi dentro al giunto. Il fatto che sia trasparente ci consente anche di vedere dove arriva la guaina. Pinza per capicorda, quella che vedete è una pinza professionale e costosa, ma su internet ci sono alternative economiche molto valide. Guardate in descrizione, ci sono dei link molto interessanti. Questa volta crimpo con la misura centrale perché è un giunto per cavo da 2,5 mm. Vabbè, direte voi, è come quello di prima, cambia che è solo trasparente. No ragazzi, ecco perché è un giunto speciale, perché la guaina protettiva è termoretraibile e con una pistola d'aria calda possiamo termorestringerla per isolare completamente la giunzione. Adesso non esageriamo, va bene che è impermeabile, ma non è stagna. Diciamo che è resistente agli spruzzi e vi sembra poco? Questo è un sistema, diciamo, un po' meno conosciuto. È un terminale termostagnante con due anelli di tenuta. Preparo due cavi e poi, una volta spellati quanto basta, faccio prima passare il tubicino da un cavo e poi effettuo un intreccio con i tre fogli di rame dei due cavi. Avete notato che la parte destra del giunto è più grande ed è da lì che passerà il nodo di rame. Con una pistola d'aria calda, infine, dopo aver termoristretto la guaina, concentrerò il calore proprio al centro per fondere lo stagno. Una volta fuso, non solo avrà stagnato i due cavi insieme, ma anche impermeabilizzato il cavo. Questo sì che non solo è impermeabile, ma è anche completamente stagno, e lo posso garantire perché ho fatto questo intervento al galleggiante della mia pompa di immersione. Beh, chiaramente poi ho resinato i cavi, non ho certo lasciato il giunto con la 230 V a contatto con l'acqua, è chiaro. Questo è un altro metodo per unire due cavi, sicuramente meglio dell'isolante. Utilizzare il mammut o babbut, chiamatelo un po' come volete. Prenderò solo un elemento dei tanti disponibili e lo vado a tagliare con un taglierino. So che molti inseriscono direttamente il cavo spellato, ma io preferisco usare i puntalini o terminelli a bussola per diversi aspetti. Evitare l'ossidazione del rame dal momento che è protetto, una maggiore resistenza meccanica e anche per un aspetto più professionale. E taglio un pezzo perché è troppo lungo. Diciamo che in questo caso non è proprio indispensabile, ma prendetelo come esempio, nei quadri elettrici vanno messi. Adesso possiamo inserire il cavo e stringere bene. Il cavo è stato giuntato, ma per tensioni superiori ai 50 V sarebbe il caso di fare questa giunzione dentro una scatola di derivazione, non certo volante a vista. Ecco un altro sistema, diciamo classico, è quello di utilizzare i connettori ad innesto rapido. I Faston. Per bloccare il cavo dentro a un Faston occorre una pinza a crimpare, solitamente le misure più utilizzate sono 3 per i cavi da 1,5, 2,5 e 4 mm, ma ci sono anche misure più piccole ma meno commerciali. Crimpati sia maschio che femmina, li vado a connettere. Come vedete i maschi hanno un piccolo foro e serve come sistema di aggancio per evitare che, una volta accoppiati, si possano sconnettere facilmente. Anche qua, ragazzi, è una giunzione non compatibile con l'acqua e quindi non sarà una connessione stagna. Ci sono anche questi modelli, stessa famiglia dei Faston, ma cilindrici. Diciamo è una cosa mia, ma li trovo molto più sicuri in quanto a resistenza, vista anche la fatica che si fa nell'accoppiarli, e li trovo leggermente più sicuri dei classici Faston piatti. Forse perché quelli piatti hanno delle lamelle che possono dilatarsi e non garantire più la tenuta nel tempo. Stessa cosa, anche qua pinza a crimpare e comunque è sempre un sistema che viene usato negli impianti elettrici di auto e moto e impiegati nell'ambito elettrico generale. Anche questi non sono di certo impermeabili e quasi mai usati negli impianti civili. L'ultimo sistema per interconnettere due cavi, forse quello più conosciuto, è quello di usare i 4box, dei connettori trasparenti che permettono una giunzione sicura, facile e veloce. L'alternativa professionale al nastro isolante. Si possono unire due o più cavi, o addirittura anche uno solo, come terminazione di sicurezza se nel cavo fosse presente una tensione pericolosa come per esempio quella di rete. In questo caso accoppierò due cavi e basta poi introdurli dentro al giunto di rame considerando anche la misura. Diciamo che il cavo deve entrare liberamente da permettere alla vite di serrare prendendo più rame possibile.
Considerate anche il fatto che la vite va sempre stretta bene, facendo anche delle prove di tiro una volta stretto. Se il collegamento prevede un'aggiunzione dello stesso cavo, mettete delle fascette in questo modo per garantire una maggiore sicurezza in caso che il cavo possa venire tirato. Beh, inutile mostrarlo, ma anche in questo caso l'acqua è un forte nemico per questa tipologia di connessione e quindi sono interventi da fare dentro quadri elettrici e scatole di derivazione. Fine, ragazzi! Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero vi sia piaciuto, probabilmente chi lo fa di professione queste 10 soluzioni le conoscerà tutte. Alcuni, diciamo, sono un po' più particolari, un po' più artigianali, però è sempre meglio che prendere il cavo, metterlo insieme con il nastro isolante. Diciamo che non è proprio un sistema sicuro, anche dal punto di vista meccanico, e poi si sa, chi fa un intervento del genere non è che si pone tanto questo problema, e poi è brutto a vedersi, ragazzi. Io spero che queste tecniche vengano prese in considerazione se dovete fare, diciamo, degli interventi. Non mettete mano all'impianto elettrico della vostra casa, perché è proprio una manomissione e poi l'impianto è certificato. Limitatevi a fare determinate cose, non andate sull'impianto elettrico di casa. Niente, ragazzi, mi raccomando, se volete iscrivervi al mio canale basta iscriversi, perché faccio questa tipologia di video, faccio anche oggetti autocostruiti molto interessanti, quindi basta che andate a vedere nel mio canale, trovate un sacco di video. Ho anche un canale internazionale da quasi 1 milione di iscritti, che lì naturalmente ci sono un sacco di video che sto piano piano portando su questo canale italiano, naturalmente tutti commentati come questo. E niente, mi raccomando, se volete acquistare degli articoli per il fai da te dovete iscrivervi alla mia pagina Telegram, perché lì io offro dei coupon sconto dove a volte vi portate a casa magari un oggetto anche alla metà del prezzo, e ragazzi vi posso assicurare che ne vale veramente la pena. E poi niente, sono anche su TikTok, non mi ammazzate, ma sto cercando di portare questa tipologia di contenuti su quell'altra piattaforma, cioè non faccio deficiente sostanzialmente, porto questa tipologia di contenuti un po' più ristretti e ho visto che piacciono tantissimo. Beh, ragazzi, il fai da te è una cosa bellissima, quindi dove lo mettete, il fai da te, ragazzi, piace sempre. Quindi ragazzi, un grosso abbraccio, noi ci rivedremo prestissimo su questo e sull'altro canale internazionale o su tutti i social dove praticamente sono presente, e buona continuazione. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, please let it go. Oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your floor.